La critica è così limitante che l'anima si logora. Io speravo che avrebbe trovato una spiegazione più valida. Meglio uno o due? Meglio, peggio o uguale? È uguale. Tu cosa ne pensi? Sono curiosa. Che rimanere sobrio non gli fa bene. Pierce era in piena fase alcolica a quell'epoca. Esatto. Non dovevo smettere di bere. Non c'è originalità e neanche coraggio. Per me non posso salvarti. Ha scoperto una cosa. Chi li ha fatti? Assolutamente incredibile. Il tizio di sopra è morto. E tu li hai presi. Non aveva amici e parenti. Puoi diventare ricca. No, è mitica. Sappiate che la gente è disposta a uccidere per lui. Tu conosci un artista chiamato Vetril Diz? No, non c'è nel database, ci sono tutti. Il tessuto è un campione di sangue. L'ha usato per creare il rosso scuro e le ombre. Non noti niente di strano. Se lo fissi a lungo, si muove. È l'arte di Diz. E chi di noi cerca di trarne profitto è in pericolo. Diz passò 20 anni in un ospedale psichiatrico per criminali. Esiste una specie di potere del suo spirito. Sono collegati alla sua arte. Ma sta succedendo qualcosa di follemente strano e assurdo! Questo non è che un mattatoio. Tu lo sapevi che Diz voleva che tutte le sue opere venissero distrutte? Aiuto! Devi liberartene. Mettili in una cassa e addio. Non posso salvarti. Hanno pensato che fosse parte di Sfera. Siamo diventati virali su Instagram. Un successo mai riscontrato prima. Ciao ragazzi, voi lo sapete quale attore è morto più volte durante i suoi film? Ve lo dico io. Robert De Niro, che ha interpretato personaggi che sono morti ben 14 volte, sì. Alle sue spalle, in questa macabra classifica, troviamo Bruce Willis, morto 11 volte, e segue Al Pacino, con 9 morti, a pari merito con Jack Nicholson e Dustin Hoffman. Lo sapevate? C'è un personaggio antipatico o cattivo per la cui dipartita avete goduto particolarmente? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, cliccando qui sotto a me, e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle nostre uscite. Ciao da Valeria!